Si è conclusa ieri la 3 giorni che ha visto il Liceo Lanza protagonista delle iniziative culturali in città per i festeggiamenti del suo 150° anno della fondazione. Serata clou è stata la manifestazione al Teatro Giordano, condotta da Toni di Corcia, aperta dalle voci del coro del Lanza Perugini, sapientemente diretto dal maestro Giulia Panettieri, che ha visto alternarsi sul palco alunni ed ex-alunni che hanno esibito i loro talenti in vari ambiti artistici, dalla musica alla danza alla recitazione. Tutti uniti, tutti insieme per ricordare un liceo la cui formazione li ha contraddistinti nella vita. Tra i nomi celebri che si sono avvicendati sul palco, da Daniela Giordano a Francesco Mastromatteo a Carlo Fenizi, Enrico Messina, da Luca Bianchini a Sara Damario, ci sono stati gli auguri d'eccezione di Renzo Arbore, giunti tramite videomessaggio, che hanno emozionato il pubblico in sala. La mattina seguente le celebrazioni si sono spostate in Villa Comunale, dove, dinanzi alla statua di Vincenzo Lanza, recentemente restaurata dal gruppo Telesforo, l'attore Michele Derrico ha messo in scena un esilarante dialogo semiserio col celebre medico foggiano, su testo di Gioacchino Rosarosa. In serata, invece, è stata la volta di Lanza Celebration, tutti in Piazza Italia con musica dal vivo. Questo il commento della professoressa Mariolina Cicerale, direttore artistico degli eventi. Il bilancio è un bilancio di immensa gioia, di una grande partecipazione, non soltanto della scuola, ma della città, e quindi non posso essere che estremamente felice e anche estremamente emozionata. Quello che dicevo prima è che in questo progetto sì, c'è stata un'idea iniziale, innanzitutto un desiderio del preside e poi una visione che era la mia di mettere insieme le varie anime di questa scuola, però c'è stata davvero tanta energia da parte dei partner che, come abbiamo visto oggi con Vincenzo Chiri, Gioacchino Rosarosa, hanno anche partecipato scientificamente, culturalmente, insomma con tutto ciò che amano perché queste giornate avessero successo. Qual è stata la sua emozione di questi giorni? Allora, forse le emozioni io le proverò più fra 2 giorni, quando sarà finito tutto. Devo dire che adesso ho messo un po' in ghiacciaio i sentimenti, se non quelli proprio immediatamente percepibili, perché lo spettacolo deve continuare, allora a un certo punto devi fare un po' di training autogeno. Però le emozioni ci sono. Ieri vedevo, per esempio, ieri sera sul palco ragazzi che non vedevo da decenni esibirsi, dare davvero tutto il loro cuore, ecco, per il loro vecchio liceo, non può che avermi davvero commosso.